Senti ragazzi, oggi vi porto la demo di un gioco che mi interessa molto, che si chiama The Night is Grey. Ringrazio Tort per avermi detto che è uscita la demo, che non me ne ero accorta, grazie mille. E quindi approfittiamo e vediamo com'è la demo, ovviamente in inglese. Speriamo il gioco poi sarà in italiano, ma nuovo gioco. Sono molto molto curiosa di questa storia con quest'uomo e questa bambina. Vediamo com'è, vediamo com'è. Vabbè, i lupi vengono di notte, ti portano via e anche se urli, io riderò tutto il tempo senza amore da dare. Mi ascolti? Mi senti? Immancabili i fari comunque. Che diavolo? Devo andarmene da qui. Qualcosa? Qualcuno? C'è qualcuno lì? Allora, è divertente il fatto che comunque il disegno dei personaggi è diverso dal fondale. Non stona, però ci sta bene, è molto carino. Gli darò un'occhiata più tardi. Devo prima vedere cosa ha fatto quel rumore. Ok, andiamo a vedere cosa ha fatto quel rumore. C'è una casa. Mi chiedo, che ti chiedi? Ma non potevamo vedere cosa ha fatto quel rumore? Devo prima guardare la casa, va bene. Ma qui invece possiamo vedere? No, vabbè, molto guidata come demo, va bene, facciamo quello che dici di fare. Non posso stare a girovagare, a guardare, no. Non ce lo fa fare. La pianta. Non devo toccare niente prima di vedere se c'è qualcuno in casa. Va bene, guidatissimo. Niente di preoccupante e di spaventoso in una porta che scricchiola un po' aperta. Nel mezzo del nulla. C'è qualcuno? Vabbè, ha detto lui, prima l'ho detto io. Salve, c'è qualcuno? Qualcuno in casa? Ecco ragazzina. Ferma che io sparo! Ho una pistola! Oh, non sparare! Tu sei solo una bambina? Sono una persona che è armata e tu non mi spaventi. Mostro. Non sono un mostro. Vai via, mostro. Io non sono un mostro. E non sparare, per favore. Va bene. Sei sola qui? Qui nel buio? No, io ho Mr. Shotgun con me. Mr. Fucile. E se non vuoi che diventi pazzo, non fare un altro passo avanti. Giuro che va bene. Sono una persona come te. Sì, bravo, ci hai provato, mostro. Ma è veramente un fucile, insomma, una pistola nelle tue mani? O è soltanto un giocattolo quello che stai tenendo? Vuoi veramente scoprirlo? Non aver paura. È soltanto il buio. Perché è così buio? La luce è andata via. Mamma è andata ad aggiustarlo con il generatore.
Dovrebbe essere qui in poco tempo e sarei veramente nei guai. Da quant'è che è andata via? Capisco. Tendenzialmente lei prende quella chiave che sta in quel box sopra l'armadietto. Questa volta però l'ha dimenticata. Ma lei tornerà per quella tra qualche momento. Hai fatto tu il rumore nella foresta? Sì, ero io. Oh. Stavo cercando mamma quando poi ti ho visto, mostro. Mamma mi aveva avvertito che c'era Boogeyman, tipo l'uomo nero, insomma, nel bosco. Io, cosa? Io sono una persona. È soltanto buio là fuori. Beh, vedo che sei grosso. Ho visto che sei grosso e peloso. Sono solo un adulto e ho la barba. E hai gli occhi che si illuminano. Cosa, i miei occhiali? Riflettono la luna, probabilmente. Zitto, tu sei un mostro. Ma non posso lasciarti qui nel buio. Non puoi stare qui da sola. Accenderò le luci e vedrai che non c'è ragione di essere impaurita. Ok? Se aiuterai mamma a far tornare la luce. E se non sei veramente un mostro, allora non ti sparerò. Ok, torno. Allora, questo è il box. Cos'è sto coso? Che abbiamo preso? Questo è il box di cui mi parlavi? Sì. Solo per essere sicuro. Dove abbiamo un inventario qua sopra? Che so, sigarette? Sì. E sto box? È un piccolo box di metallo. C'è qualcosa dentro. E non possiamo aprirlo. Come facciamo ad aprirlo? Ah, è troppo buio. Ok, dobbiamo aprirlo fuori. Va bene. Andiamo fuori. Non vuole starmi a sentire. Dovrei farmi una sigaretta. Allora, questa. Bene, è l'ultima. E non ho accendini. La fumerò più tardi, per quando potrò fumarla. Devo andare ad aggiustare quel generatore. Ha fatto l'autosave. Adesso possiamo aprirlo? No, quindi lo devo mettere su di te per farlo aprire? Ok. La chiave. Un sacco di terra, di spazio, insomma, per piantare le piante. E quindi, cioè, dico, praticamente si chiede, cioè, così tanta terra, così tanto spazio per piantare le piante e le metti in un vaso così piccolo? Una gabbia? Non c'è tempo per riposare adesso. Anche se non importa quanto io sia stanco. Allora, qui c'è Benza. Ok, questa è vuota. E questa? Neanche una goccia qui. Wow, uno specchio. Ah no, è soltanto spazzatura. Un sacco di legna. Qualcuno si aspettava di passare un inverno tosto. Cenere alla cenere e polvere alla polvere. Non c'è tempo per riposare ora. Questi devono, insomma, sono gli scacciaincubi, quindi dovrebbero scacciare via gli incubi. Ma non hanno effetto su di me. Vediamo un po' se c'è benzina qua. Scopriremo
Scommetto che è vuota. Oh, questa ne ha ancora un po' di benzina dopo tutto. Ok, però il generatore dov'è? Nel capanno che avevamo visto prima? La madre se ne sarà andata o sarà crepata male? Un postino viene fino a qui per spedire, per far arrivare la posta? Consegnare la posta? Beh, prendono il loro motto molto seriamente, ossia consegnano la posta ovunque. No, non lo prende così seriamente, è vuoto, tranne per la polvere. Magari nessuno gli scrive a questo. È chiuso, ma abbiamo le chiavi. Perché dovrebbe essere chiuso? Non c'è nessuno qui intorno per miglia. Non è che qualcuno viene qua e prova ad aprirlo. Oh. Allora, questo qua. Ok, questo è fatto. Non riesco a vedere niente. Dannazione, non c'è corrente. E io da qua la volevo aumentare la corrente. Dolce? Adoro gli scotch? Forse è la cosa più utile dell'universo. Addirittura. Lo scotch è la cosa più utile dell'universo? Dipende. Così vede le cose una talpa. Un pipistrello vedrebbe meglio di me. Hanno comunque un sonar o qualcosa di simile. E dov'è il generatore, quindi? Se non è qui... Qui c'è questo palo della luce. Però non l'ha guardato prima. Mi chiedo chi l'abbia installato qui. Quindi il generatore dovrebbe stare forse più in là della foresta, perché tanto la ragazzina era andata a vedere. Allora, noi veniamo da qua. Forse sono spariti. La strada del ponte sembra comunque più sicura. Però aspetta, devo controllare se sono ancora qui. Ok, perché lui veniva da lì ed era seguito da non si sa cosa. Quindi controlla se ci sta ancora qualcuno o meno. Ops, mi sa che c'è qualcuno ancora. Ah, sono lupi. Meglio che te fai affari tua. Sono ancora lì. Una famiglia che mangia insieme sta insieme. Devo andarmene da questo posto. Potrei tirare queste rocce addosso a loro. Ma pisciarmi addosso nei pantaloni potrebbe essere più efficace. E anche più probabile che accada. Vabbè, dai, vattene. Stanno ancora qui, damosela. Allora, provo a girare di qua. Vediamo se il generatore è stato a sti pizzi. Che cavolo stai facendo, Graham? Fatto lui, eh? Ok, ecco il patto. Continua a parlare a te stesso e a fare scherzi stupidi. Così non diventerai pazzo.
Potrei crollare più tardi. Adesso aiuta la ragazzina. E poi vattene da qui. Non tornare più nella foresta. Fallo step by step, quindi passo dopo passo. Prima di tutto aggiusta il generatore. Ok, si sta facendo forza. Chissà cosa ha visto Stomp, oltre ai lupi, cioè c'è qualcos'altro di così inquietante. Ha raccolto da solo sto coso? Per pulire gli occhiali? Sarà pulito? Boh, stava lì appreso. Allora, abbiamo il panno. Questo è il generatore, eccolo. Vediamo se posso farlo funzionare. Un'altra cosa che ho rotto. No, c'è qualcosa che non va qui. C'è qualcosa che non va qui. È rotto. E possiamo mettere quello scotch? Vedi la cosa più utile dell'universo. Va bene, quindi rimettilo qua. Aprilo. Ok, dovrebbe andare. Non sono un ingegnere, ma sono sicuro che non funziona senza carburante. Non funziona senza carburante. Vabbè, è molto asciutto come la strada al sole. Ok, questo l'abbiamo fatto. Attiva la pompa del gas e vai. Ah, ok, devo cliccare là. Come si fa? Ah, forse devo fare così. Ok. Allora, un momento. Mazza, sono riuscita a mancarlo? Ok, perfetto. Ottimo, qualcosa funziona. Perfetto, questo l'abbiamo fatto. Tantissimi alberi. Ah, vabbè, questo è un gioco di parole. Trees, forest, vabbè. Perché lui ha detto che fa giochi stupidi di parole. Senti, qui nella barca c'è qualcosa? Potrebbe sembrare che si possa usare. Qualcuno stava cercando di aggiustarla in maniera, insomma, non troppo decente. Qui è un po' rovinato il legno, come qualsiasi altra cosa in questo posto. Vabbè, andiamo a vedere la casa adesso che è tornata la luce. Prendi questa, Edison. Ah, vediamo se la bimba magari evita di spararci adesso. Posso entrare? Posso entrare? Non mi sparare, per favore. Non sono un... Dove sei? Era solo una scopa, eh? Al buio sembrava un fucile. Sì, ma ti ho spaventato. Ma tu non sei un mostro. Tu sei un uomo. Mister...
Hai visto mamma? Oh, giusto. Tua madre è scomparsa. Sì. Lei è via da molto tempo? Sì. Lei è andata lì fuori? Sì. Oh. Dunque, oh. No, non l'ho vista. Forse posso vederla da fuori la casa? Beh, non credo proprio, e il fatto che tu esca fuori non è una grande idea. Credimi. Vedi, la cosa è che... ha fatto lui, eh. Dannati ragazzini. Aspetta, prima di andarcene. Non è il momento di fare una lista. Vabbè, se chiama la ragazzina magari c'è crepa, va. Non so se si può morire qua. Dato ci sono i lupi, magari evitiamo. Ehi! Io sono Graham, comunque. Io sono Anna. Ti piacciono le pere? Sì, penso di sì. Sicuro? Non ho niente contro le pere. Beh, se non ti piacciono, c'è qualcosa che non va in te. Sono il mio frutto preferito. Hai delle pere? No, mi spiace, ragazzino. Mamma è sicuramente in ritardo per la cena. Ragazzino. Vivi qui insieme a qualcun altro oltre che a tua mamma? No, siamo io e la mamma. Ha delle stelline nere sulla sua faccia? E i capelli neri come la notte. Dunque, che cosa significa? Se fosse bruna? È quello che ho detto? Hai altri posti dove andare? Dove fai di solito la cena? Un'altra famiglia? Solo nonna e nonno. Ma non li vedo da quando ero piccola. Vivono nel villaggio. Tutto dall'altro lato della foresta, sai? Come fai ad arrivare qui solitamente? Mamma non mi porta da nessuna parte. Lei di solito va in barca, quella che abbiamo visto prima. Perché è più veloce. Ma quell'affare non, insomma, non funziona benissimo. Non c'è altro modo? Beh, sì, il passaggio quello col ponte. Però è più lunga la strada. Mamma lo odia. Oh, quella via, insomma, quel passaggio non è molto sicuro. Ho visto dei lupi lì. Oh, e quindi dov'è mamma? Guarda, ragazzina, ne entrambi non dovremmo stare qui ancora molto a lungo. Anche la tua casa non è totalmente al sicuro. Dobbiamo andarcene da qui ora. Che ne pensi se ti porto dai tuoi nonni? No, non posso andarmene. E se mamma dovesse tornare e non sono qui? Si arrabbierebbe tanto con me? Ehi. Scommetto che tua mamma si trova a casa dei tuoi nonni adesso. E se dovesse stare ad aspettarti lì così potete cenare tutti insieme? Scommetto che hanno, cioè sono sicuro, che hanno tutte le pere che vuoi. Ti porterò lì. Forse. Come facciamo ad arrivare lì? Non ti preoccupare, ci penso io. Ok, insomma, sta qui. Questo
Così in caso mamma dovesse tornare. Hai ancora paura di me? No, mister. Sei solo strano. Come strano? Hai una bella casa. Mi stai dando un giudizio? Cosa? Mamma dice che quel disrespectful. Cosa che non sia bello, penso. Commentare sulla tua casa? No, dare giudizi. Capisci? No, no, non stavo dando niente di tutto ciò. Stavo solo dicendo che è una bella casa, credo. Ok, va bene. È la nostra casa. Mi piace giocare fuori e vedere le lucciole. Sembrano delle fate. Loro sicuramente lo sono. Dici che c'è un altro modo per andarcene da qui? Oltre alla barca, dico. Beh, sì, attraverso il ponte qualche volta è andata mamma. Il ponte. Sei sicura? Sì. Anche se mamma non mi ci ha mai portato. Dice che è troppo pericoloso per me. Oh. Mamma dice che io sono debole. Non dovrei camminare troppo. Ma va bene. Mi dispiace sentire questo, piccola. Ehi! Se mamma ha attraversato il ponte, è lì che allora è andata. A vedere i nonni. Andiamo anche noi. Andiamo, mister, ora! Te l'ho detto, non possiamo attraversarlo adesso. Ma non ti preoccupare, troverò un'altra via migliore per andarci. Ok, tornerò. Starò qui a contare quante stelle sono in cielo. Una, due, tre, cinque, undici, sette. Allora, vediamo un attimo se alla casa possiamo prendere qualcosa. Povera bimba, questa si è giocata alla madre, secondo me. Spero non mangiata dai lupi, che morte brutta. Allora, vediamo. Non c'è niente qui. Non vanno né per lui né per la ragazza. Questo era l'elenco di prima. No, non deve farlo. Nessuna foto di famiglia, nessuna persona, soltanto paesaggi, foto di barche e mare. Un coltello per il burro potrebbe essere utile. Non come me. Si smonta questo. Sa, puzza di bruciato. Sicuramente stava bollendo da un bel po'. Sono quasi stato sparato con una scopa. La mia vista sta diventando sempre peggio. È stata una buona cosa che è riuscita a tenere il caldo qui nella casa per un po' la ragazzina. Allora, qui c'è una porta, qui c'è una porta, vediamo. È chiusa. Forse la bambina non doveva andarci per qualche motivo? Proviamo di qua. È tutto chiuso? Praticamente è aperta, dice la porta d'ingresso è aperta, ma le porte all'interno sono chiuse. Eh sì, non è molto intelligente come cosa. Possiamo aprirlo così? Una porta non è un pezzo di toast. Io sono d'accordo, però che ne so.
Ci dovrà essere un mod. Ma ci sono gli hotspot? Manco per il cavolo. Non c'è nessun'altra chiave? Vuoto. Allora possiamo vedere un attimo al capanno degli attrezzi adesso che c'è la luce se c'è qualcosa di utile per aprire le porte. Ora sì. Qui c'è sta rompaccia. Questa cosa ha meno polvere di tutto il resto. Un orsacchiotto o una cosa simile. E non me lo devi prendere? Anche la maniglia. Ma forse posso usarlo? Arrivi. È troppo in alto. Così? No. Così? No. Come ci arriviamo? Ti puoi arrampicare? Non c'è altro di utile? Fa sempre la stessa cosa che non ci arriva. Però se ci prendiamo tipo la ragazzina sulle spalle, certo è una cosa tagliente, però potrebbe essere un'idea. Bimba, mi dai una mano? Mister, ho visto un lupo. Dove? Ci sei cascato, dovrebbe essere, sì. Ci sei cascato? Eri così spaventato. Ah, divertente. Allora, ho bisogno del tuo aiuto per arrivare da una parte. Che ne pensi di fare cavalluccio? Sì, lo adoro. Vieni, maialino. Beh, io, tu. Brava bimba, pronte a tagliare le mani. Sei fortunata, sei una bimba carina. La capoccia. Ma vai ciccia, via questo senza che ti ammazzi. Storchi? In fretta, mister, dammelo. Fammelo prendere, anzi. Vabbè, si è presa storchi. Ehi, ragazzina. Hai fatto per caso la vaccina antitetano? No, non ho sparato a nessuno, ti ricordi? Era una scopa? Sempre giochi di parole. Sei così alta adesso, mi puoi dare una mano? Ed arrivare a prendere questa vecchia sega? Ok. Ah, ok, devo cliccare. Tuo dite. Ecco, mister. Ma mamma dice che uno non deve giocare con gli oggetti taglienti. Sì, ma forse vedrà che questa è un'eccezione. Non ti preoccupare. Ehi, mister. Sei brava ad aggiustare le cose, vero? Penso. Puoi per favore prendere Storchi e aggiustarlo per me? Cosa è il tuo giocattolo? Ora? Non penso, bimba. Tu ce l'hai? Dai. Non vuoi andare in giro con un orsacchiotto da bambini, tanto non ti vede nessuno. No. Per favore. Ho delle cose più urgenti da fare, bimba. Per favore. Bimba, te lo sto dicendo. Adesso non ha importanza. E la tua bambola sembra messa abbastanza bene. La risposta è no.
Per favore. Ah, dannazione, va bene. Potrei provare a usare il giusto materiale. Ok, grazie. Ma prima devi promettere. Promettimi che me lo darai di nuovo quando l'avrai aggiustato. Prometti? Perché dovrei tenermi questa bambola? Mamma mi portava via Storchi quando io ero cattiva. E prometteva di ridarmelo, ma non lo faceva mai. Tu devi promettermi che me lo ridarai. Io. Certo, prometto di ridartelo. Fai bravo, Storchi. Sì, farò il bravo. Uccellino scemo. Carini. Allora, questo cosa c'ha che non va, scusami? Aspetteremo. Sembra un uccello. Però, boh, non ho capito come dobbiamo aggiustarlo. Allora, adesso che abbiamo la sega, possiamo cercare di aprire le porte. No, non taglierà. Quindi no. E la legna, forse la legna quella lì vicino alla barca che diceva c'era un po' schifo, forse è tagliabile. Ah, è quello del generatore, ok. Puoi usarla qui? Allora che ce l'abbiamo a fare, scusate. Ma se facciamo qualcosa qui? Non vanno bene insieme. Non funziona. No, non c'è modo per aggiustarlo. Vabbè, poi stanno a fare giochi di lui e il pupazzo. Qualcuno stava cercando di fare un lavoro per aggiustarlo, però poi non ce vai. No, proviamo a rivedere verso i lupi. Non sono così coraggioso o scemo. No, no, non tornerò all'indietro. Gli do questo. Potrei sacrificare l'uccellino, ma lo drop come ultima ruota, insomma, ultima possibilità. Questi c'hanno molte, sono molto più taglienti le loro bocche, insomma, di quella che ha lui in mano. Boh. Potrebbe arrendersi. Però non le prende le pietre. Boh, non lo so. Non è che chiedi alla ragazzina come mai le porte di casa sono chiuse? Cioè, sarebbe una domanda lecita, no?
Ho visto un lupo davvero. Questo fa tipo al lupo e alla fine gli crede nessuno. Stai di nuovo mentendo? E ci sei cascato di nuovo? No. Sì, invece. Hai detto qualcosa riguardo i lupi? Li hai mai visti avvicinarsi? No, non ne ho mai visto uno. Ma mamma mi ha detto che vivono nella foresta. Fanno veramente paura. Eh sì. Hanno dei grandi denti. Con i quali possono masticare piccoli ragazzini. Chomp, chomp, chomp. Sai come andremo dai nonni? Ho un'idea. Ci vorrà solo un po'. Ok, quindi lei in verità non dice altro. Io volevo però un attimo vedere di qua. Qui non c'è proprio nient'altro. Dalla finestra non puoi entrare, scusami. Ricordi i bei tempi in quando pensavo che mi avrebbero sparato? Vabbè, ma tanto che te ne frega, non c'è nessuno adesso. Anche se non è carina come cosa. Boh. Bene ragazzi, dai, direi che finiamo qui la demo, se no alla fine stiamo facendo tutto il gioco e quando uscirà poi dobbiamo rifare tutto questo pezzo, immagino. Speriamo uscirà a breve, ancora non si sa di preciso quando, però speriamo non ci metteranno una vita. Comunque il gioco non sembra male, è carino questo rapporto con questa bambina, lui insomma una brava persona che si prenderà cura di lei. Chissà che sta succedendo poi in questo posto e la madre si è fatta una brutta fine davvero. Quindi carino anche graficamente, approvato, sembra interessante. Grazie ancora a Tort per avermi detto che era uscita la demo. Voi mi raccomando fatemi sapere se il gioco vi piace, se quando uscirà poi magari vorrete avere la serie qui sul canale. E come sempre mettete un punto mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale, aspetto anche su Telegram, mi raccomando. E al prossimo gioco. Ciao ciao!